Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica a cura del CVS di Pescara Penne. Siamo ormai nel pieno della Quaresima e ecco, siamo sicuramente uniti tutti quanti in questo percorso di riflessione, di conversione, in attesa di arrivare alla Pasqua che possa portare tanta pace e tanta gioia nei nostri cuori e nelle nostre nazioni. Ecco, Lucia Maiolino come sempre, e quest'oggi ho una nuova ospite, è la prima volta che l'ho invitata e sono veramente contentissima di averla qui con noi per farvi ascoltare la sua esperienza di vita. Daniela Di Rito, dell'Ufficio Catechistico Diocesano di Pescara Penne. Ciao Daniela! Ciao, ciao a tutti. Ecco, Daniela ed io ci conosciamo da un po' di anni, anche se non ci frequentiamo spesso, perché come dicevo facciamo parte entrambe dell'Ufficio Catechistico Diocesano e Daniela è inserita nell'equipe che guido io per volere della diocesi, nello specifico l'equipe per la catechesi per e delle persone disabili. Ecco Daniela, tu sei una mamma, hai quattro figli, Dio li benedica insieme a te e a tuo marito, e tra questi c'è una figlia speciale, si chiama Sara ed ha ecco, una vita, ha dato un'impronta di vita alla vostra famiglia un po' particolare. Allora intanto parlaci di te, chi sei, cosa fai? E chi è Sara? Allora, io sono una mamma a tempo pieno, come dici tu, ho due maschi grandi che vivono fuori, due ragazze più piccole, 10-11 anni, Sara è la più piccola. Io sono laureata in giurisprudenza, ma ho scelto la famiglia, che era la mia principale vocazione, e ho una laurea triennale in scienze religiose e un diploma di alta formazione per catechismo e disabili, ragazzi e bambini disabili. Naturalmente questo, su questa strada mi ha portato soprattutto l'avere Sara, no? Che è stato un grande cambiamento per la nostra famiglia, ci ha fatto crescere in modo esponenziale. E io, essendo una donna molto curiosa, cerco sempre di andare oltre l'apparenza, l'avere Sara in casa mi ha permesso di andare oltre tante situazioni, no? Sara è una ragazza meravigliosa, dall'essere non verbale è passata ad essere una ragazza serena, molto golosa, che vive molto la sua famiglia, ma molto la sua famiglia, e adesso grazie a Dio è arrivata anche ad avere il piacere di stare insieme agli altri, cosa che è strana per un disabile, un autistico, no? Ma soprattutto con chi conosce, quindi i compagni di classe, che sono quelli che la sanno decodificare il linguaggio del suo comportamento, anche del suo linguaggio, no? Sì. Però naturalmente ha sempre le sue difficoltà da un punto di vista cognitivo, del linguaggio, e giustamente in un ambiente nuovo, quando si trova in un ambiente nuovo, oppure di fronte a persone che non conosce, giustamente è normale che diventi molto diffidente e quindi si ritira un po' a guscio. Però piano piano anche in questo sta crescendo, grazie a Dio sta crescendo molto. Ecco, che rapporto hai tu come mamma con Sara? E come, ti faccio due domande in una, e come è stata accolta dai fratelli e dalla sorella? Guarda, io ho un rapporto, non dico di simbiosi, ma quasi, nel senso che io sono sempre stata il suo gancio con il mondo. E adesso diciamo che è un rapporto di grande complicità, perché lei riesce anche a capirmi soltanto con la mimica facciale. Nello stesso tempo però c'è anche un rapporto di grandi regole da rispettare, perché per me il punto più importante è la sua inclusione nella società, no? Certo. Quindi per fare questo lei deve imparare delle regole sociali, e in questo ci vuole molta determinazione, molta perseveranza e tanta pazienza. Ma loro hanno molte più risorse di quelle che noi pensiamo. E i fratelli l'hanno amata da subito, nel senso che noi abbiamo scoperto dell'autismo 2 anni e qualcosa, e Chiara ci è cresciuta, nel senso che era piccolina, si portano malapena quasi 2 anni. I fratelli, che erano più grandi, piano piano hanno cominciato a capire com'era Sara, come approcciarla, e Sara è stata sempre circondata da tantissimo amore,
che tutti l'hanno sempre, l'abbiamo sempre stimolata, l'hanno sempre accolta. Guarda, se un fratello o una sorella viene amata, lei ancora di più. Quindi ci ha permesso di crescere in modo esponenziale, molto più velocemente. Certo, e lei naturalmente, avvertendo questo amore attorno a sé, sicuramente avrà un'apertura verso di loro, verso di voi come famiglia. Invece il rapporto con l'esterno, la scuola per esempio? Guarda, a scuola il mio racconto per fortuna è un racconto positivo, nel senso che mentre all'asilo abbiamo avuto esperienze negative, poi alla scuola elementare ho trovato una classe molto inclusiva, quindi i compagni l'accolgono e la trattano come una di loro, come ti dicevo prima, riescono a decodificare, ormai la conoscono, ce la trattano proprio normalmente, no? Uh-huh. E anche gli insegnanti hanno saputo fare un bel gruppo classe, quindi diciamo che l'esperienza scolastica, anche da un punto di vista del sostegno, è stata positiva, sono sincera. Ho la fortuna di potersi raccontare questo, a differenza di tanti altri. E si spera sempre meglio per il futuro, perché a settembre entrerà in prima media, quindi... Ci sarà un cambio, ci sarà un cambio abbastanza radicale, diciamo. Sì, però ecco, l'importante, perlomeno le insegnanti della nuova scuola già si sono poste in modo molto disponibile, quindi mi fanno ben sperare. L'importante è avere sempre fiducia, perché altrimenti se partiamo sempre con un pensiero negativo, poi certo, diventa tutto più complicato. Certamente. Scuola, famiglia, quindi voi avete questa possibilità, diciamo, di dialogo con gli insegnanti. Sì. Senti, allora noi adesso ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e poi riprendiamo. Va bene. Guarda sempre avanti, così fa Dio, verso orizzonti che non hanno limiti. Il dolore è l'uomo, eternamente uomo, ma ti apre alla vita su dimensioni divine. Nelle nostre scarpe è lui il cammino, non ci stancheremo mai di seguire lui. Il dolore è una notte che racchiude l'alba, verranno tempi nuovi da lottare e amare. E noi saremo vicino a te, uomo che soffri per dare senso al tuo dolore. E noi saremo vicino a te, c'è tanto mare da navigare insieme a lui. Questa nostra barca sulla rotta di Dio, una croce risplenderà nelle notti più oscure. Non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Andate in mare aperto, io sono con voi. Dopo aver ascoltato il brano musicale ci ricolleghiamo con Daniela e stavamo parlando di famiglia, di scuola, di come è stata accolta Sara. Ecco, adesso ti volevo chiedere la parrocchia, perché logicamente il prolungamento della nostra famiglia è la comunità parrocchiale. Almeno per chi è credente, per chi frequenta, ecco, com'è stata accolta nella comunità parrocchiale Sara? E tutta la tua famiglia, perché quando si parla di bambini, ragazzi disabili, si parla non solo di loro, ma si parla tanto della famiglia, di quanto poi è importante questo collegamento insegnanti, catechisti, parroci e famiglia.
Sì, io questo lo sottolineo mille volte, la famiglia, perché la prima ad essere accolta deve essere sì il bambino disabile, ma prima di tutto la famiglia che è dietro di lui, perché non tutte le famiglie riescono a vivere la disabilità in modo positivo e facile, poi esistono tante disabilità. Noi abbiamo avuto la grazia di avere un parroco estremamente disponibile e accogliente. Di che parrocchia fate parte? La parrocchia di San Cetteo, la cattedrale di San Cetteo, sì, perfetto. Il nostro Don Francesco, che addirittura è stato, ecco, il primo, quando io ho scoperto di Sara, che ci hanno detto che era autistica, è stato il primo a saperlo, perché io era lui che ho chiesto conforto. E lui dall'inizio, anche quando la bambina era non verbale, mi ha sempre spronato a portarla in parrocchia, a farle vivere la liturgia, ma la bimba aveva tanti problemi, quindi all'epoca ero anche io che avevo bisogno di accettare la cosa piano piano. E poi alla fine invece siamo riusciti ad integrarla, l'abbiamo abituata a venire in chiesa. Certo, tra le panche le è ancora complicato seguire la messa, però grazie a Don Francesco, che l'ha spronata insieme alla sorella a fare il chierichetto, adesso è diventata un chierichetto ineccepibile. Quando c'è il vescovo, lei non si scompone, pur avendo una chiesa piena, lei non ha alcun disagio, anzi il disagio ce l'ha se rimane tra le panche vicino a noi, invece lì sopra proprio è bravissima. E tendo a sottolineare questa cosa più che altro perché è importante che loro vengano non solo integrati, proprio inclusi, cioè certo, avere una vita all'interno della comunità, avere un ruolo, sentirsi accolti, sentirsi parte della comunità, come una grande famiglia, sentirsi amati. Ecco, lei si è sentita accettata, accolta e amata dal parroco e da chi la circondava, e questo per noi è stata una grazia grandissima, perché ha contribuito a farla crescere. E poi un piccolo appunto, anche quando è riuscita a fare la comunione io avevo tanti dubbi, perché non immaginavo cosa le potesse capire. Ecco, mai porre limiti all'azione di Dio, cioè noi a volte la nostra poca fiducia non ci fa rendere conto di quanto Dio possa agire nel cuore di questi ragazzi, al di là della cognizione, del venire della conoscenza, diciamo, del catechismo puro come lo intendiamo noi, no? Certo. La cosa importante è proprio che loro siano consapevoli e che imparino ad amare, la presenza di Dio, ad essere consapevoli di questa presenza anche nell'Eucaristia, no? Perché noi non possiamo sapere come Dio comunica con loro. Io attraverso Sara ho scoperto che Dio comunica con loro. E quindi lì poi ti affidi tuo figlio a lui, perché non sai dove ti porta e ti cammini lungo questa strada mano nella mano con lei, con tutta la famiglia, alla scoperta di quello che arriverà, no? Certo, io penso una cosa, che ancora oggi è difficile trovare un Don Francesco Santuccione, nel senso che conosco Don Francesco e so quanto lui è aperto e accogliente verso le persone che hanno una disabilità, che hanno delle problematiche e anche delle loro famiglie. Questo veramente ne sono testimone, perché con l'associazione del CVS, ecco, avendo avuto nella sua parrocchia il gruppo CVS, so quanto lui è aperto a questa tematica, a queste persone. E quindi però non tutti i parroci hanno questa stessa apertura, non perché siano meno bravi, non perché siano meno accoglienti, ma tante volte quello che spaventa è l'incognita, no? Non sapere come comportarsi, e quindi tante volte si trovano delle situazioni più difficili nelle parrocchie, anche se parlando tempo fa in un incontro proprio per Radio Speranza con Suor Veronica Donatello, che è la responsabile a livello nazionale CEI della catechesi per e delle persone disabili, lei mi diceva che la situazione a livello nazionale è molto migliorata, piuttosto è più difficile verso i paesi un po' meno sviluppati del nostro, e lì ancora c'è questa resistenza
ad accogliere dando i sacramenti, facendo catechesi, includendo proprio come noi vorremmo che fosse. Ma non noi, Lucia, Daniela, Massimiliano Petricca, che è il nostro direttore dell'ufficio catechistico, ma proprio noi come Chiesa, noi come umanità, dobbiamo essere comunque sempre diciamo aperti a quello che è l'attenzione alla persona con fragilità. E quindi per questo io ti chiedevo, perché c'è ancora diciamo una certa difficoltà di inserimento, non solo di accoglienza, perché ad accogliere siamo un po' bravi tutti quanti. Quello che è difficile è includere. Ecco, tu hai detto che Sara fa la chierichetta, no? All'altare durante la celebrazione eucaristica. Questa è una cosa molto bella, perché si è trovata la chiave perché lei possa stare a messa in una maniera più partecipativa, collaborativa, cosa che invece mi dicevi che quando sta nel banco insieme a te ti sta appiccicata addosso, non fa molta difficoltà, fa molta difficoltà. E quindi con questi soggetti particolari come Sara, e ce ne sono purtroppo tanti, bisogna trovare la chiave per aprire una comunicazione. Quindi tante volte è più faticoso per un parroco, per un catechista, per la comunità intera trovare la chiave, però una volta trovata veramente c'è veramente la gioia, la soddisfazione di dire: ecco, non solo ti ho accolta, ma ti sto chiedendo di fare un servizio, perché appunto il Signore parla a noi come parla a loro, loro hanno un modo particolare di accoglierlo, il Signore, e logicamente noi siamo le braccia, la mente, la voce del Signore che vuole parlare a queste persone. E quindi più noi accogliamo, più noi aiutiamo a realizzare quello che loro hanno di potenziale dentro, più veramente stiamo facendo un servizio per il Signore, e questo non lo dimentichiamo mai. Il Signore ha detto: chi accoglie questi piccoli accoglie me. E quindi veramente possiamo dire che noi siamo il braccio, la mente, la voce di Dio, e quindi se noi li abbracciamo, se noi li accogliamo, è Dio che ce lo dice, che ce lo chiede, che ce lo comanda: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il Signore ha amato tutti, amate tutti indistintamente, avendo una predilezione per i piccoli. E quindi noi sappiamo quanto sia importante l'opera della Chiesa e l'opera anche sociale. No? Abbiamo parlato di scuola, logicamente più questi bambini, questi ragazzi si sentono amati, più veramente possono aprire il cuore e la mente alla loro maniera, alla potenza dell'amore di Dio dentro di loro. Ecco, io una cosa che non ti ho chiesto, tu e tuo marito, quando avete saputo che Sara era una bambina autistica, qual è stata la reazione, la prima reazione? Guarda, ci siamo guardati negli occhi ed è calato un velo nero, nel senso che è stato quanto di più lontano uno potesse pensare in quel momento. C'è qualcosa di sconosciuto, di irreale, di incredibile, di lontanissimo. E ti dico che i primi sei mesi durante gli accertamenti sono stati quelli che io chiamo i primi sei mesi di buio. Dopodiché poi dici: ok, ti rendi conto che tu sei l'anello di congiunzione tra lei e il mondo, e allora, come dico io, ti resatti, ti corci le maniche e cominci a lavorare perché lei possa avere un futuro. E preghi, preghi tanto, piangi, ma preghi. Una cosa è certa, che la famiglia, tu hai parlato prima di chiave, no? Per trovare la chiave per questi ragazzi e farli partecipare. Ecco, credo che uno dei primi scappi per di questa chiave sia proprio quello di conoscere, ti aiuto, di accogliere
non solo il bagno di sabbia, ma la famiglia che viene, cioè non aver paura di affrontarli, perché la disabilità purtroppo è il problema di oggi, è che fa paura, soprattutto l'autismo, che si conosce, ma si conosce anche molto poco, per dire, da un punto di vista. Anche perché poi sono diverse le forme, quindi non è che chi lo studia queste cose ha trovato la soluzione. No, assolutamente, poi ogni bambino ha una sua personalità, un suo modo di essere autistico. Ecco perché io dico che la chiave è la famiglia, perché la persona che deve avere a che fare con questo bambino, con questa bambina, attraverso la famiglia può trovare veramente la chiave per comunicare, per conoscere chi è questa persona, perché loro sono persone, certo, con una loro testa, con i loro sentimenti, con una loro dimensione, e la famiglia è quella che ti permette di entrare nel loro mondo. Quindi mai sottovalutare l'importanza della famiglia per accedere ai ragazzi, e cercare di non aver paura, piano piano, un passetto alla volta, come le formichine, però alla fine si ottengono grandi risultati. Che bello! Senti, io ti sento serena su questa, ti sento serena, e mi fa tanto piacere, ecco, mi ha fatto tanto piacere che tu abbia potuto raccontarle queste cose, perché chissà quante persone che sono all'ascolto della nostra trasmissione possano magari avere una problematica simile, una situazione simile, e magari attraverso le tue parole trovare anche un conforto, uno stimolo a fare di più e meglio per accettare queste situazioni che, ecco, io ripeto sempre, non sono mandate da Dio, ma sono permesse, e quindi la vita tante volte ti offre delle cose che non vorresti mai avere, ma purtroppo esistono, e quando arrivano devono essere affrontate. Quindi io ringrazio Dio che tu e la tua famiglia siete stati così, ecco, dopo il primo trambusto, il buio, avete trovato una giusta dimensione anche di fede e di serenità per tutto questo. Purtroppo il tempo è scaduto, è proprio 2 secondi. Cosa speri per il futuro di Sara? Spero che diventi una ragazza autonoma, che riesca ad uscire, a farsi la spesa, a cucinarsi, quindi nella vita quotidiana riesca ad essere autonoma, che riesca a comunicare i propri bisogni anche con persone che conosce da poco, che riesca a trovare un suo ruolo nella società, cioè un suo piccolo posticino che la faccia sentire accolta ma anche realizzata in base alle sue competenze, giustamente, su cui adesso stiamo lavorando. Certo. Daniela, ti ringrazio, veramente sei stata squisita, ti ringrazio. Grazie. Poi magari avremo modo di riprenderli questi discorsi, e intanto saluto te, saluto la tua famiglia calorosamente e saluto i nostri radioascoltatori. Noi ci risentiamo fra 15 giorni. Grazie, grazie a tutti voi, grazie, vi c'è un bacione. Ciao.